care e cari amici e amiche del canale del Darione, eccoci di qua. Come promesso si ritorna con la schedule tradizionale, quindi video al martedì e al giovedì su Sorare e al venerdì su Puki. E oggi in questo straordinario giovedì non potevo non affrontare quello che è l'argomento caldo del momento su Sorare, ovvero il lancio di questa nuova modalità di gioco di cui eh, appunto in tantissimi eh, si parla sui vari account X eh, sul discord di Sorare insomma se ne parla molto e io esprimerò ovviamente la mia opinione facendovi vedere di che cosa si tratta però partiamo da un presupposto che secondo me è veramente eh, una eh, modalità in cui io mi diverto tantissimo quindi partiamo da questo presupposto, però prima di andare a vedere realmente di che cosa si tratta ed affrontare i pro e i contro che ci possono essere ovviamente in questo nuovo eh, strumento che ci fornisce Solare per giocare sulla propria piattaforma, vi ricordo che se vi piacciono i miei video di cliccare sulla campanella, eccola qua, metà di essere aggiornati. Costantemente sui video che escono sul canale e poterseli andare a gustare saporitamente. Vi ricordo anche che ho un gruppo Telegram molto numeroso in cui ci sono un sacco di ragazzi esperti dei propri ambiti. E ovviamente c'è anche la sezione Rivals che ho attivato subito. Insomma, in cui tutti noi condividiamo le possibilità di scontrarsi l'uno contro l'altro. E poi vi ricordo anche che ho un Patreon su Asia in cui però affronto anche tematiche legate alla Bundesliga e alla Scottish, e che ha un nuovo livello, che si chiuderà quando raggiungeremo i 30 partecipanti a quel livello, che costa nulla e che viene dalla promo di eh, gennaio e dicembre 2023. Insomma, quindi siete ancora in tempo, ci sono pochissimi posti per poter pagare un'inezia, per avere informazioni riservate e uniche in italiano riguardante insomma il mondo asia Sorare, ma ho chiacchierato anche troppo andiamo a vedere questi rivals eccoci arrivati sulla mia pagina ricordatevi se volete aggiungermi sussurrare fatelo pure eh, insomma io se mi segnalate il vostro account aggiungerò anche voi così no in, in quell'ipotetica crescita manageriale che è qua no? c'è anche quella di avere un tot numero di followers, quindi insomma magari uno si aiuta a vicenda. Comunque eccolo qua, Rivals, vedete belli, Griezmann e Cubo. Eh, questa è la pagina, qua a sinistra ci sono tutti i match che potete giocare, qui ci sono le lineups che voi avete schierato al momento io non ne ho, queste sono le request, ne ho 32 per partecipare, alle varie competizioni e qui ci sono le missioni vedete sono a una vittoria su 5, ho già vinto il box da una vittoria ho vinto il primo box da cinque vittorie di fila ora mi, non mi ricordo a quanto sono poi magari andiamo a vedere però insomma nel box trovate potete vincere o dei tickets per giocare in arena o delle carte una Signature, Jersey. io per ora ho vinto una, un po' di tickets dell'arena e una carta vabbè insomma di, che voi vi farò vedere non proprio elevata come funziona ad esempio andiamo a schierare che ne so Costa d'Avorio intanto accettiamo tutti e poi andiamo a schierare vedete che c'è 2,50 per quanto riguarda la Costa d'Avorio Nigeria io qui come portiere non so realmente chi schierare dei due Vabbè, proviamo. Andiamo. Per ora schiero e basta facendovi vedere come funziona, eh? senza, diciamo così, andare a mettere cose che appunto poi correggerò più tardi, sicuro. Quindi questo, così schierate, qui decidete il capitano. E qua la cosa molto divertente delle rivals, che io trovo veramente una delle ottime novità che loro hanno tirato fuori, che è proprio quella di poter decidere qual è la strategia di gioco da utilizzare, eh, che voi volete utilizzare all'interno della singola partita. Quindi scelti chitaga, ok? Quindi passaggi, qui ci vedete cosa corrispondono i punteggi che vi vengono dati quando vengono superate eh, determinate flag. Eh, qui c'è l'average del numero di passaggi accurati di questo team Gioca Bonido, eh, eccolo qua eh, Che è sostanzialmente gli uno contro uno Se sono bravi nei dribbling, anche qui 10, 20, 40 punti Come dall'altra parte Questi sono i tiri in porta Loro ne fanno, Questa squadra fa un 1,1x Tiri a partita, non tantissimi, questi sono le clearance, nel senso proprio park the bus, nel senso non si prende gol, non si permetta a nessuno di tirare, se no c'è il gag and pressing, io sto utilizzando, in effetti non è basso 190 km, mi, mi sa che metterò questo. Poi, fase successiva, stavo dicendo che spesso uso in Coppa d'Africa il gag and pressing perché fanno un pressing smodato qui eh, loro vi, le, il gioco sorare vi, vi chiede se volete upgradare la vostra formazione comprando direttamente eh, dei calciatori in eh, limited io dirò di no ovviamente in questo momento comunque questa dovrebbe essere la lineup la vedete a questo punto la trovate qua qua se avete delle richieste mi vi viene detto di accettarle io joinerò l'arena eccolo qua usando un ticket e niente da qui è mo tutto molto di qui, vedete le mission vi ho fatto vedere prima le request le line poi se andate su my club vi apre proprio la pagina, la landing page dello storico, qui vedete la mia classifica. In questo momento fra tutti i miei amici. Io sono primo, ma sto andando con molta calma. Non sto accettando tutte le partite. Perché poi se vi trovate di fronte, che ne so, eh, una squadra eh, del Bas, se giocate, che ne so, la Rivals del Bayern, ne vi trovate di fronte. Un manager che ha tutte le rosse del baile insomma, difficilmente potrete vincere se non le avete anche voi. Quindi sto andando con molta attenzione giocando principalmente in questo momento la Coppa d'Africa, dove difficilmente i manager che vi trovate di, di fronte possono avere mm, eh, tutte le carte che eh, ci sono a disposizione. E mm, qui vedete, insomma, lo score più alto che io ho fatto non in questo momento, mi sembra, o forse sì, non ricordo, però insomma ci si porta dietro anche qualcosa della Beta, ci sono stati mesi di Beta, ovviamente. Qui top 12 overall, 3524esimo sono qua nella classifica generale, qui le most win, le most losses e qui vedete che comunque sia, anche se vado con modo giudizioso però ieri ad esempio ho partecipato a delle partite della Coppa d'Africa ma mi sono dimenticato di cambiare la formazione e quindi ho, ne ho perse un botto qui vedete, 57 vittorie e 65 sconfitte mentre questo è il one to watch, siete voi e qui vedete appunto la classifica dei France, la vostra division e la top 100 ovviamente ecco qua, questo è... Sostanzialmente come funziona eh, le Rivals, tornando un attimo a ragionarne, allora quali sono i pro? Secondo me i pro sono mh, che molte persone possono avvicinarsi a Sorare per giocare eh, in maniera molto semplice. Anche perché il eh, lancio delle Rivals è andato insieme al lancio ovviamente quasi in contemporanea dell'app su iOS, quindi finalmente abbiamo questa app che tanto eh, volevamo, insomma che tanto abbiamo richiesto da parte di Sorare, e per dire la mia esperienza, due miei amici a cui io avevo proposto di giocare su Sorare da circa due anni, da quando sono entrato io nel settembre 2021, quindi più di due anni ormai, ma non avevano, Mai sostanzialmente accettato questa mia proposta. Appena gli ho mandato la possibilità di giocare, le Rivals abbiamo fatto un gruppo su WhatsApp e stiamo giocando tantissimo. Non diventeranno mai, probabilmente, giocatori di pro. Questa ecco, è, secondo me, una delle questioni tra i pro e i contro da capire. Eh, mettiamo pro, quindi facciamo l'elenco dei pro. Allora, nei pro è che probabilmente. Ci potrà essere un buon numero di onboarding. Eh, ne prometterei anche il fatto che hanno fatto un'ottima campagna di marketing perché, insomma, quello che è successo eh, con Piqué, eh, che aveva dichiarato sui propri social che sarebbe stato interessato ad allenare una squadra, quindi, poi è stato intervistato da Marca, il mondo deportivo, Sport, insomma, da eh, tutta una serie di grandi media spagnoli. Anche qualche televisione e questo ha permesso che si parlasse tantissimo di sorare perché ovviamente era una fake news, cioè che parlava di allenare su sorare. Anche il suo coinvolgimento, diciamo, più addentro alla società mi sembra un pro che si porta dietro i rivals. Ricordo che. Con la Kings Cup ha fatto il botto, ha smancato Piqué in Spagna. Quindi portare dentro uno con le sue idee innovative mi sembra veramente con un ruolo di responsabilità e non solo di figura, mi sembra un grande pro, uh, un altro pro delle Rivals è il fatto che ti fanno conoscere giocatori e squadre uh, che assolutamente uh, non guarderesti mai. Questo, nemmeno sul pro, secondo me. Perché, appunto, poi non è che puoi comprare a meno che tu non abbia un portafoglio gigantesco tutti i calciatori. E l'immediatezza, secondo me, è un altro grande pro, cioè l'immediatezza del mh, poter giocare istantaneamente, guardi quali sono le partite a disposizione e dici, guarda, ah, questa qui quasi quasi la gioco. Eh, tra l'altro con la possibilità di avere a ridosso della partita i titolari e quindi la possibilità di cambiare nel caso in cui quelli che avete schierato non giochino e fare un'ulteriore sostituzione durante la partita, sostituzione rischiosa perché appunto vi propongono giocatori che sono in panchina, insomma vabbè. Io gli do un bel 8 a queste Rivals. I contro, che ho sentito anche da alcuni ragazzi della mia community, eh, possono essere il fatto che non è detto, anzi io sono convinto che difficilmente succederà, Insomma, però ecco, che chi entra con i Rivals su Sorare eh, poi eh, diventi un giocatore del Pro. Ecco, io questo... Credo che sia, sarà molto difficile che avvenga e sono d'accordo con, con chi lo dice. Eh, probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. I rivals, sì, come dire, ehm, amplieranno la loro, la loro offerta. Magari ci saranno tornei, ci sarà possibilità di giocare, ci sarà appunto possibilità di avere qualche altro premio che invoglia magari a comprare qualche calciatore e quindi poi farsi una squadra pro. E vediamo. Ecco, l'altra cosa negativa che mi è stata sottolineata è che appunto non è chiaro in questo momento quali sono i premi e come questi siano connessi al pro ma questa penso che sia una cosa che andrà eh, a sciogliersi nei prossimi mesi quindi se andiamo a bilanciare i pro e i contro in questo momento dal mio punto di vista ovviamente eh, penso che i pro siano assolutamente maggiori di quanto non possano essere i contro detto ciò vi ricordo che se eh, siete interessati ad altri video del Darione cliccate sulla campanella ricordatevi anche di entrare sul mio Telegram dove ci sono un sacco di ragazzi siamo 770 e insomma quindi ci divertiamo un sacco a dare informazioni di qualsiasi tipo ricordatevi anche del mio Patreon che in questo momento ha un livello a disposizione che costa veramente un'inezia detto questo come sempre buon sorare a tutte e a tutti ciao ciao